Buonasera a tutti. In collaborazione con il Comune di San Secondo e con la Proloco di San Secondo iniziamo la dimostrazione pratica di cottura del parmigiano reggiano. Ecco, intanto vedete il casaro, il signor Fontana Giancarlo, che sta sciogliendo la polvere di caglio di vitello dentro dell'acqua tiepida. Il caglio servirà a far rapprendere la caseina del latte e trasformarla in formaggio parmigiano reggiano. Contiene il quantitativo che serve per ottenere una sola forma di parmigiano reggiano. Quella che vedete è una caldaia a doppio fondo, cioè ha un'intercapedine all'interno della quale può fluire il vapore. Il latte viene tenuto sempre agitato per evitare che si formino delle stratificazioni. Questo è il siero della lavorazione precedente, della giornata precedente, che è rimasto in sosta per una notte intera dentro a dei contenitori, e questo siero cotto è molto ricco dello zucchero del latte, che si chiama lattosio. Il lattosio rimane quasi tutto nel siero. Intanto adesso vediamo questi bimbi se vogliono mescolare. Bravissima! Hai un futuro da casara. In provincia di Parma ci sono due casare e all'interno di questo siero i batteri si nutrono dello zucchero del latte, che è il lattosio, e producono acido lattico. In quel siero che avete visto versare nella caldaia probabilmente c'erano 800-900 milioni di batteri lattici per ogni millilitro di liquido. Solo caglio di vitello. Perché caglio di vitello? Come sapete voi, i vitelli bevono il latte, è il loro pasto principale il latte. Quindi contengono all'interno del loro stomaco degli enzimi che sono adatti a trasformare il latte in sostanze utili per la loro nutrizione. In questo momento sta aggredendo quella proteina bianca che rende bianco il latte è bianco perché contiene una proteina bianca che si chiama caseina. Nel siero sono contenute anche lì delle proteine, infatti se noi continuassimo a cuocere a temperature ancora più alte otteniamo la ricotta. La ricotta non è altro che un insieme di sieroproteine che precipitano a temperature più alte. Ecco qua, la cagliata era presa, quindi adesso seguirà un'operazione estremamente importante. Quello che vedete, questo strumento fatto di lamelle taglienti, è lo spino. Lo spino serve a tagliare in modo uniforme tutta la cagliata. Vedete come il casaro affronta con molta delicatezza la cagliata e piano piano la riduce in pezzi sempre più piccoli. Le lame taglienti servono ad ottenere un granulo che abbia spigoli vivi e non arrotondati. Quindi è fondamentale per ottenere una cagliata che poi darà origine a quella grana che tutti conosciamo all'interno del parmigiano reggiano. Quindi, come tutte le fasi di trasformazione, anche la spinatura è fondamentale. La cagliata è stata spezzettata in granuli poco più grossi di un chicco di riso e inizia un'altra fase fondamentale, che è quella della cottura. Vedete, entra ancora vapore e dai 32 gradi arriveremo a circa 55 gradi centigradi. Ecco. E adesso guardate bimbi, guardate che scompaiono tutti i granellini bianchi, state a vedere, ecco, guarda, non ce n'è più uno. Piano piano la cagliata scende sul fondo e rimarrà
in questa posizione per circa un'ora in condizioni normali. Ogni forma, una ad una, viene espertizzata. Lo strumento di selezione è un martelletto d'acciaio molto particolare che ha la capacità di trasmettere all'esterno il suono e attraverso il braccio del battitore tutte le vibrazioni che vanno a rilevare eventuali anomalie interne. Quindi, se la pasta è uniformemente coesa, il suono avrà una certa caratteristica. Adesso Fabio sta applicando il bollo di prima categoria, è il bollo che identifica le forme che hanno superato l'esame. Ecco, vedete Matteo che sta procedendo alla bollatura a fuoco. Questo è il sigillo finale alla qualità del parmigiano reggiano. È un sigillo che ne certifica la qualità e che ne certifica tutto il processo di produzione. Ecco, questa pala di legno che vedete è una pala conformata in modo da non danneggiare la cagliata, ma di muoverla con piccoli movimenti dal fondo della caldaia stessa. Piano piano la cagliata viene mossa. Adesso, tra poco, bimbi, vedrete comparire una grossa palla bianca. Ecco, adesso siamo già sotto la cagliata, attenzione. Eccola qua. Vedete tutti questi granellini non sono altro che la cagliata che abbiamo visto prima spezzettata in tanti piccoli granuli che si sono compattati e hanno dato origine alla cagliata. Questa forma verrà inserita nella fasciera di formatura da sola. Cagliata verrà sollevata e verrà messa dentro la fasciera nella sua tela. Ecco che è entrata dentro la fasciera e comincerà a prendere una prima forma grossolana che poi caratterizzerà il parmigiano reggiano. La cagliata rimarrà per un giorno intero sotto questo peso e verrà sottoposta a delle voltature per far sì di facilitare la fuoriuscita del siero stesso. È in questa fase che poi viene applicata anche la placca di caseina. E grazie anche a tutti voi, come vi dicevo in precedenza, per chi volesse seguire una dimostrazione pratica di analisi sensoriale di parmigiano reggiano, ci trasferiamo tutti nella sala delle gesta della Rocca.